Io insomma, credo che in questo momento la soddisfazione sia aver condotto una partita senza particolari patemi e, come avete detto, anche qualche tuo compagno di squadra in settimana, aver blindato quel posto playoff. Poi se ci si mette anche magari la Paganese a dare una mano e vi fa scavalcare il Foggia, tanto meglio. No, sì, oggi siamo soddisfatti del risultato, della prestazione. Era importante ottenere i 3 punti perché comunque venivamo da una sconfitta e ci volevamo, diciamo, rilanciare e soprattutto volevamo confermarci e prenderci questo, diciamo, coronamento della stagione che fino ad ora, secondo me, è stata buona, anche se altalenante, e quindi poter dire quasi ufficialmente che siamo ai playoff è un qualcosa di importante e non affatto scontato. Un saluto e complimenti per la prestazione. Grazie. È stata la tua migliore partita, insomma, tra quelle che hai giocato finora con questa maglia e soprattutto giocare vicino a Soprano, se ti ha un po' agevolato a livello di prestazione generale. Allora, personalmente sono molto soddisfatto della mia prestazione, anche se comunque durante l'anno ho fatto altre buone gare, come mi ricordo l'Avellino, il Catanzaro, e quindi non credo questa sia stata per distacco la migliore. Sicuramente è stata una buona gara e quindi sono molto contento. Giocare con Marco, ti posso dire che comunque, essendo magari quello un po' più grande, forse anche un po' più esperto di tutti quanti noi, ti può aiutare, nella gestione dei momenti della gara. Diciamo, è buono giocare con Marco anche per imparare e crescere di più, però ti posso dire che con tutti quanti gli altri ragazzi con cui ho giocato mi trovo bene sia dentro che fuori dal campo e posso imparare molto da loro e insieme possiamo fare grandi cose. Intanto siamo nei playoff matematicamente, perché questa è la cosa più importante della giornata, oltre al fatto che avete riscattato una brutta pagina di Cava dei Tirreni. Ma io ho avuto la stessa impressione del collega, cioè ho visto uno dei Soprano, uno dei, scusami tanto, dei Trasciani migliori del campionato. Tu dici forse non è stata la prestazione migliore. A me è sembrato di sì. Mi fa piacere di questo e allora magari sbaglierò io se tutti quanti voi da fuori vedete che sarà la mia migliore, magari sono un po' troppo autocritico. E posso dire che sì, come hai detto tu, oggi siamo tutti quanti molto contenti, nello spogliatoio c'era gioia perché comunque siamo riusciti a raggiungere un traguardo stagionale che, come già ho detto, non era affatto scontato e questo rende tutti quanti orgogliosi e fieri e abbiamo messo la testa oltre il traguardo oggi, come ci dice sempre il mister. Ciao Daniele, intanto complimenti per la tua prestazione. Grazie mille. Il coraggio di Paci, sì? Dico, il coraggio di Paci oggi, oggi ad aver mandato in campo i giovani e avuto risposte, in primis da Trasciani, un Teramo che ha giocato una gara importante e di grande compattezza sotto l'aspetto difensivo. Sì, io guarda, sono molto soddisfatto del fatto che fossimo 3 giovani dietro in questa gara e sono personalmente convinto che non sia importante la giovane età. Sì, può essere un fattore che gli altri vedono dall'esterno così importante, ma secondo me non lo è perché durante l'anno il mister ci ha preparato tutti quanti allo stesso modo e se poi durante la gara emergono dei valori reali, allora significa che l'età è solamente un numero. Poi magari ognuno fa le proprie valutazioni, però io penso che noi giovani, ogni volta che siamo stati chiamati in causa, abbiamo fatto bene e quindi secondo me non è una cosa così importante. Non darei così peso al fatto di essere giovani. Allora, secondo giro Jacopo non c'è, comincia Gaetano. Un tuo pensiero invece per l'infortunio del capitano, questa è un po' la nota dolente della giornata, non ci voleva, soprattutto perché anche lui stava facendo una grande partita nell'ambito di una grande stagione per Arrigoni. Sì, dispiace molto per Andre, purtroppo ha avuto una distorsione alla caviglia e speriamo tutti quanti che sia nulla di grave,
e adesso niente, vedremo in settimana come evolverà, però ci auguriamo tutti quanti che Andre in qualche giorno sia a posto, perché è il nostro capitano, è il nostro punto di riferimento e quindi abbiamo bisogno di lui per questa parte finale di stagione ora più che mai. E poi abbiamo un aspetto da poter porre in risalto, perché mancheranno Ilari, mancherà squalificato, mancherà Santoro squalificato, forse non recupereremo tutti gli infortunati. Insomma, andiamo ad Avellino con una squadra che potrà dare forse la risposta più bella di questo finale di campionato, cioè fare risultato ad Avellino, così come abbiamo fatto oggi, con una formazione che sarà sicuramente rabberciata. Sì, è vero, sicuramente sarà una bella sfida per tutti quanti andare ad Avellino con queste assenze importanti. Però il gruppo è proprio qui che deve emergere. Noi andremo ad Avellino consapevoli del fatto che proprio perché mancano delle figure importanti, dobbiamo fare una partita ancora più importante rispetto al normale. Se prima per vincere dovevamo fare tanto, andare ad Avellino con molte assenze dovremo fare ancora di più, e noi ce la metteremo tutta quanta, perché questo gruppo veramente può ambire a cose importanti, e oggi ne è stata una conferma. Senti Daniele, io voglio chiederti se ti aspettavi di giocare quest'oggi o per te è stata una sorpresa, e poi se ora possiamo aspettarci un bel finale di stagione del Teramo, che finalmente si è ritrovato sul piano del risultato ma anche della lotta e della prestazione, insomma del buon approccio alla gara, ecco. Beh sì, oggi avevo il sentore che avrei potuto giocare, comunque c'erano molte assenze e sapevo che sarei potuto scendere in campo, quindi non è stata una sorpresa. E per quanto riguarda l'altra domanda, sono convinto che questo Teramo possa regalare grandi soddisfazioni a tutti quanti i tifosi. Sicuramente dalla nostra parte non mancherà l'impegno e daremo il massimo in ogni partita, in ogni allenamento, per arrivare il più in fondo e più avanti possibile in onore della maglia. Ok, grazie, a breve il mister. Grazie a tutti. Grazie, ciao Daniele. Grazie. Invece la Roma è andata male. 3-1, sì.
Ma rispetto a quelle che stanno sotto, forse è meglio che abbiamo incontrato. Sì, sì, sì. Ci siamo. Jacopo ha detto sono che entra dopo con l'arrivo del mister, penso perché in diretta. Quindi Gaetano, Walter e Giuse. Ciao, buonasera a tutti intanto. Che ha aperto la partita, Francesco Bombaggi, che dovrebbe essere pronto, credo, in postazione tra poco lo vediamo, eccolo qua. Allora Jacopo ricomincia. Come buonasera sempre. Francesco. Ciao Jacopo, buonasera. Io ti vedo ma non ti sento, mi senti adesso? Io ti sento. Okay. Ok, allora senti Francesco, in questo anno tante volte si è detto, beh, insomma, arrivare ai playoff comunque sarebbe un grande obiettivo, raggiungere di nuovo, rispetto, insomma, perché questo era un cammino un po' diverso rispetto a quello dell'anno scorso, dove i playoff sembravano quantomeno scontati. Quest'anno non erano così scontati, con la matematica certezza adesso di disputarli, insomma, che sensazioni ci sono? Anche in vista degli ultimi 180 minuti di campionato. Ma guarda, ripeto, noi che siamo all'interno sappiamo più o meno qual è il nostro obiettivo all'inizio dell'anno. Quindi per noi è un buon passo, diciamo, nel senso siamo dentro, adesso teniamo magari a continuare sulla posizione che ci siamo
ci siamo conquistati oggi grazie anche agli altri risultati, siamo tutti felici. Oggi è stata una partita, penso, difficile, penso quella con più defezioni di tutto l'anno. Abbiamo giocato con Riccardo, che ha fatto un'ottima partita, terzino sinistro, che è un esterno d'attacco. Abbiamo tenuto botta e siamo riusciti a portare a casa 3 punti. Ciao Francesco, buonasera. Gaetano. Voglio chiederti, quando segni quasi sempre il Teramo riesce a vincere. Adesso che altri obiettivi ti sei posto a livello personale? La doppia cifra, segnare un gol importante nei playoff? Insomma, che cosa vedi in questo futuro prossimo per te? Allora, ti rispondo. Se mi dicono non arrivi in doppia cifra, fai un gol ai playoff e passiamo il primo turno, ti dico preferisco fare quello, perché intanto passiamo un turno. No, adesso vediamo. Tutto quello che viene mi prendo. Ho fatto 8 gol, sono contento, ho guadagnato il record dell'anno scorso in campionato, quindi già un buon passo. Come era iniziata la stagione l'ho raddrizzata personalmente a livello realizzativo, quindi sono contento di questo. Ma la cosa più importante è che oggi, ripeto, una partita difficile, abbiamo fatto la squadra, è stata una cosa importante in ottica futura, in ottica delle prossime partite e di giocare il playoff da squadra, era la cosa più importante. Per la verità avevamo ipotizzato 10 gol quest'anno, cioè arrivare alla doppia cifra. È ancora possibile, perché cioè mancano 2 più, ce n'è almeno una nei playoff, quindi cerca di migliorarti. Non è stata questa forse la gara nella quale abbiamo accusato maggiori infortunati o comunque indisponibili, perché credo che Avellino gli terrà testa la prossima gara, forse anche di più. Forse hai ragione. Sì. Forse anche di più. Di Arrigoni che puoi dirci? Andrea non ha una sensazione positiva lui personalmente, quindi ancora non so dire che cosa di preciso, speriamo che sia più una sensazione che una verità, perché sarebbe importante averlo ad Avellino. Vediamo come procede la settimana, penso anche lui vada giorno dopo giorno, speriamo che tenda a migliorare la situazione. Ciao Francesco, intanto complimenti per la vittoria e complimenti anche per la tua prestazione. Un Teramo finalmente che ha dimostrato la voglia di carattere, cioè ha tirato fuori il carattere, la voglia di combattere, ma quello che è piaciuto, un Teramo che ha saputo soffrire anche nei momenti di difficoltà, quando nel secondo tempo, insomma, il Bisceglie ha cercato di spingere, ma il Teramo ha sofferto, ha stretto i denti e ha saputo resistere sotto l'aspetto difensivo, sei d'accordo? Sì, sì, non è la prima prova di carattere, penso che durante l'anno qualche colpo di coda, diciamo, da momenti negativi l'abbiamo già tirato fuori, quindi eravamo consapevoli che potevamo fare questo tipo di partita. Il Bisceglie era una squadra in salute, secondo me, a livello di partite, forse oggi di quelle giocate con le squadre sotto è stata tra le più difficili, perché comunque loro avevano qualità, davanti avevano degli attaccanti che davano molto fastidio. Abbiamo sofferto, non solo il secondo tempo, ma dall'inizio della partita. Siamo stati bravi avevamo Riccardo che era completamente fuori ruolo, che ha fatto un'ultima partita. Abbiamo sofferto di squadra, ci siamo abbassati quando ci dovevamo abbassare. Qualche occasione loro l'hanno avuta, per carità, fa parte della partita, però quando ci metti il massimo sforzo ti gira anche l'episodio a favore, quindi abbiamo portato a casa i punti. Secondo giro, comincia Gaetano. Allora Francesco, voglio chiederti a proposito della partita con l'Avellino, proiettiamoci già un po' verso questa partita, che tipo di gara ti aspetti? Dicevamo prima, insomma, ci saranno tante assenze da fronteggiare e c'è anche una cosa che ti riguarda, secondo me, che tu quest'anno in trasferta hai segnato soltanto nella prima trasferta stagionale a Bari. È il caso di segnare anche nell'ultima di campionato? Avellino, però c'è 2, quindi mi porta abbastanza bene. L'anno scorso ho fatto gol e quest'anno ho fatto gol. Quindi, dai. Penso, ho visto dichiarazioni del loro allenatore in settimana dopo la sconfitta che hanno avuto questo giro di partite, ed era molto, molto arrabbiato, quindi sarà una partita tosta, ma loro sono una squadra di qualità, hanno fatto un ottimo campionato, quindi
ci aspetta una partita difficile. Siamo pronti, ce la giochiamo a testa alta. D'altronde durante tutto il campionato non abbiamo mai demeritato contro le squadre grandi, quindi andiamo a giocare a fare la nostra partita. Francesco, te lo giocheresti un euro sul fatto che tu resti a Teramo l'anno prossimo? Ah, no, non mi piace, mi scommesso. Ti senti di poter dire qualcosa ai tifosi che se lo chiedono? No, guarda, non lo so, io ho detto, sono anche noioso perché l'ho ripetuto tante volte, tu sei testimone di tante interviste dove ho dichiarato quanto vorrei rimanere, le scelte le fa la società, quindi non mi precludo niente, sono contento qua a terra, rimarrei molto tranquillamente, molto felicemente, quindi posso dire solo questo. Sto cercando di fare il massimo che posso per meritarmi la riconferma, poi a fine anno si vedrà. Senti Francesco, questa vittoria possiamo dire che ora ha sbloccato il Teramo e quindi ora serve continuità anche in previsione dei playoff, insomma un Teramo che oggi si è ritrovato di squadra, quindi possiamo diciamo avere questa certezza o comunque quasi certezza? Sì, no, ma nel senso a Cava è stata una brutta sconfitta perché giocavamo contro l'ultima in classifica, però la squadra non era, cioè, la prestazione voglio dire, non è stata così brutta, la squadra morta che aveva paura, nel senso non abbiamo trovato occasioni da gol, però la partita l'abbiamo fatta noi per tutta la partita, quindi quando perdi contro l'ultima è sempre una brutta figura, puoi fare solo brutte figure diciamo quando giochi contro l'ultima in classifica. Dispiace perché poteva andare continuità alla vittoria fatta in casa contro la Turris, dispiaceva per quello, però noi ci siamo. Siamo convinti di poter fare dei bei playoff, quindi lotteremo fino all'ultimo per piazzarci bene e poi vediamo che viene fuori. Grazie. Grazie, ciao Francesco. Devo chiudere. Grazie Francesco. Ciao Fra. È aperto? No, niente di particolare. Abbiamo lasciato Roberta perché si è seduto Massimo Paci in conferenza stampa, a cui diamo la buona serata. Non so se credo che mi senta. Buonasera sì. Mister. Ciao, oh, buonasera, mi sento bene. Ben rivisto, insomma manca ancora proprio il crisma dell'ufficialità per questi playoff, bisogna attendere insomma il recupero del Monopoli, ma manca davvero qualche centimetro per arrivarci. Hai sempre detto che arrivarci sarebbe stata una cosa eccezionale. Ci siete quasi, ecco. Che sensazioni hai, visto che è stato un tuo refrain in questa stagione? Le sensazioni sono buone, perché abbiamo disputato una buona partita, un po' diversa dal solito, siamo stati un po' più concreti, soprattutto per quanto riguarda il gioco, abbiamo un po' badato più al sodo oggi e quindi sono molto contento. La sensazione è buona, perché oggi abbiamo delle difficoltà soprattutto in difesa e quindi siamo molto contenti. La soddisfazione di un allenatore è grande quando si riescono a fare queste partite in piena emergenza. E quindi la sensazione è ottima, non buona. Mister, buonasera. Ciao, buonasera. Vorrei sottolineare con te la prestazione proprio della difesa, perché comunque Trasciani ha dato delle ottime risposte giocando al fianco di Soprano e altrettanto buone sono state le risposte di Cappa, che comunque giocava da terzino sinistro in un ruolo non suo, quindi insomma che sensazioni ti ha lasciato anche avere delle risposte da una difesa così inedita? Buone, perché hanno fatto tutti e quattro un'ottima prestazione, Matteo Piacentini fuori ruolo, anche Riccardo Cappa fuori ruolo, però ci siamo allenati molto in settimana per ovviare a questa difficoltà, abbiamo aumentato gli allenamenti di mezz'ora almeno, 40 minuti non ricordo, perché
perché abbiamo cercato di cambiare la prospettiva e guardarla come una sfida, e l'abbiamo vinta, perché l'hanno vinta, perché i ragazzi sono stati bravi. Anche Riccardo Cappa ha dimostrato di poter fare quel ruolo e farlo bene, perché ha tecnica, e quindi sono molto contento. Poi sono molto contento naturalmente del risultato, abbiamo bisogno di questa vittoria. Mister, oggi hai dato sfogo molto alla tua fantasia di allenatore, perché sei stato costretto a doverlo fare, ma non è finita, nel senso che sarà sicuramente peggiore la situazione ad Avellino, perché in difesa bene o male adatti, ma a centrocampo difficilmente adatti, perché mancheranno forse 3 su 4 se Arrigoni, speriamo di no, non ce la facesse. Allora sì, allora quando siamo rientrati da Cava dei Tirreni, parlando a casa in famiglia, ero un po' preoccupato, perché ho detto domenica in una partita importante e saremo senza difesa. Allora giustamente a casa mi hanno fatto notare che, cavolo, ieri avevi tutti a disposizione e avete perso a Cava, quindi perché ti lamenti? Vai al campo e lavora. E effettivamente è così, e quindi la stessa cosa faccio oggi. A Cava avevamo tutto il centrocampo titolare, abbiamo perso. E quindi no, che dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare. Andiamo domani mattina, iniziamo a lavorare cercando di trovare la soluzione migliore. Spero che ci riusciremo, non lo so, ce la metteremo tutta. Salve mister. Salve. Un Teramo che finalmente oggi è piaciuto, no? Sotto l'aspetto dell'atteggiamento e della concretezza, e anche le scelte di Paci. Il coraggio di aver buttato dentro tanti giovani, oggi sono risultate le tue scelte vincenti. Ogni tanto le azzecco anch'io le scelte. No, scherzo, è stata una buona partita. Io dal punto di vista del gioco, secondo me, abbiamo un po', come dicevo prima, più badato al sodo. Non ci siamo concentrati molto sulla costruzione da dietro. Abbiamo cercato di fare un gioco un po' più veloce. Quando andavamo dai terzini cercavamo di sviluppare subito, senza un grande possesso palla, perché sapevamo che loro erano bravi nelle ripartenze, e quindi abbiamo preparato quel tipo di partita e è andata bene, siamo contenti, però credo che l'atteggiamento dei ragazzi abbia fatto la differenza, non la sistemazione tattica o anche la difesa totalmente inedita. Credo che l'atteggiamento di chi ha giocato abbia fatto la differenza. Mister, posso chiederti, come, visto che ne hai parlato prima, come sta Arrigoni, se insomma che sensazioni avete? È chiaro che manca la controprova degli esami, magari di una visita, però insomma come sta? Se sei ottimista o pessimista per Avellino? Allora no, fortunatamente ho giocato a calcio e ho avuto quei tipi di infortuni e so che non sono gravi. La distorsione alla caviglia è molto dolorosa, però non è una lesione, non è un osso rotto, e quindi la caviglia è molto gonfia, ma ci si gioca. Adesso secondo me può saltare una partita, ma non è un infortunio che terrà fuori Andrea per lungo tempo. Di questo non ne sono convinto, ma penso, perché le distorsioni sono quelle, fanno male, la caviglia si gonfia, però poi ci devi giocare sopra, perché ci vuole 2 mesi prima che si sgonfi la caviglia. Per Avellino non ci sarà sensazione? Ma sensazione no, però io spero di sì, però non lo so. No. La sensazione è di no, perché la caviglia era totalmente gonfia. Però, ripeto, non credo che sia un infortunio che lo porterà fuori dal campo per tanto tempo, perché è una distorsione, e quindi se è una partita, non credo di più. Mister, ti chiedo invece che sensazioni vi ha dato vincere questa partita sotto gli occhi del presidente, perché è tornato in tribuna a rivedervi, insomma, dopo lo sfogo che c'era stato post Vibo Valencia, insomma, che sensazioni avete, insomma, se hai una dedica eventualmente anche per il presidente, insomma, per questo traguardo raggiunto? Beh, certo, ma siamo contenti, è il presidente. E siamo molto contenti poi che c'era lui al campo oggi, che è tornato. Noi cerchiamo sempre di fare il massimo, abbiamo sempre cercato di fare il massimo, a volte non ci siamo riusciti, è stato un nostro limite, delle nostre difficoltà, soprattutto incontrare certi tipi di squadre in certi campi. Questa squadra ha portato avanti le difficoltà e non siamo riusciti a migliorarle, però in certe gare, contro certi tipi di squadra, con dei campi che permettono il gioco, questa squadra ha deluso pochissimo,
e quindi io credo che bisogna essere contenti di questi ragazzi. Siamo stati contenti che è venuto il presidente, siamo stati contenti di avergli regalato una vittoria. Non abbiamo fatto niente, vogliamo continuare a migliorare e continuare a poter offrire queste prestazioni. Mister, nel commentare la gara su Econews ho scritto che secondo il mio parere questa è una delle vittorie più importanti del campionato, perché arrivava dopo Cava, perché non avevi un settore intero praticamente disponibile e perché dovevi vincere per forza e perché magari arrivavano pure i playoff. Ecco, il quadro è completo. Tu ritieni che sia da annoverare fra le domeniche più importanti della stagione quella di oggi? Guarda, sono pienamente d'accordo, al 100%. Quello che hai detto non fa una piega e non cambia una virgola. Mister, a fine primo tempo abbiamo visto che è stato allontanato il DS Federico e il team manager ospite. Che cosa è successo in panchina? Scaramucce? No, tra le panchine? No. Si sono alzati un po' i toni. Niente di che, comunque, nessuna scaramuccia, erano qualche contestazione per un fallo non fischiato. Grazie mister. Grazie. Arrivederci mister. Ciao ragazzi. Ciao a tutti, ciao. Ragazzi, ciao. Buona sera. Grande vittoria. Sì.